Ciao ragazzi, qui è Sadit97 e benvenuti in questo Let's Play di Assassin's Creed 2. Ok ragazzi, nel precedente episodio abbiamo scortato la nostra famiglia, anzi quello che resta della famiglia di Ezio. Ah, oh, povero Ezio. Però abbiamo incontrato suo zio, ragazzi, Mario Auditore. Monterigione costruita nel XIII secolo dai signori di Siena. Siena, sì, perché è l'addizione. Fu una roccaforte della difesa dei genti di Toscana contro l'aggressività fiorentina. Ragazzi, se volete leggere, stoppate il video. No, stavo leggendo. Stavo leggendo il fatto di. Eccolo qua, Mario Auditore. Condottiero nobile. Ragazzi, se volete leggere, stoppate il video. Andiamo, dai. Casa dolce casa. Esplora Villa Auditore. Allora, dimmi tutto. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo, siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti garberà parecchio. Pensavo che Monteriggioni fosse nemica di Firenze. Per ora. L'anno venturo saranno amiche, e l'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. Non riesco più a starci dietro, così ci ho rinunciato. Questa è gente onesta, che lavora sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Auditore ha quasi 200 anni? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Con tutte le guerre che ci sono state, questo posto sta diventando un po' decadente. Vorrei poterci Ragazzo, fare sto zitto qualcosa, ma non ho né tempo perché né denaro ha per rimettere le parlato, sta cose a parlando lui. posto. Ma così. Villa Auditore, una di quegli strani glifi di cui parlava Shanu, si trova su questo punto di interesse. Dovreste andare a cercarlo. Ragazzi, se volete leggere, stoppate il video. Naturalmente, questo è Villa Auditore. Eccoci arrivati, casa dolce casa. Che Allora, bella casa. cosa ne pensi? È davvero notevole, zio. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo a lustro, se solo ne avessi il tempo. Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Ma che ne direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Oh, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Vai a fare acquisti al mercato, mi darà tempo per pensare. Ma. Niente, ma parleremo più tardi. Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. Allora, posso parlare un po' io? Grazie. Allora, ragazzi, che bella casa. C'è una villa uditore, mamma mia. Cioè, io me la sarei aspettata un po' più lussuosa, sincero. Però dobbiamo arrangiarci. Allora, ragazzi, non è male come paese. E volevo dirvi, vabbè, lo scopriremo a breve, perché quello è quasi vicino. Volevo dirvi, guardate, questa è tutta Monterigione. Ragazzi, ditemi sotto giù nei commenti se esiste veramente questa regione. Ma se non mi sbaglio, sì. Ma se non mi sbaglio, proprio sì. Salto della fede. Eug,
tengo una grandissima voglia di fare il salto della fede nella vita reale. Una cosa veramente che ci terrei a farlo, il salto della fede, ah. Eh? Però come posso dirvi il salto... Ma aspettate, vediamo la mappa. Vedete, già ho sbloccato tutto. Ragazzi, non mi sbaglio, qua c'è un anfiteatro. Da qualche parte. Dopo ci andremo. Vai, corriamo un po'. Ok, ragazzi, non male come città, eh? Prendiamoci anche qualche fiorino. Allora, possiamo prenderci. No, già ce l'ho. Aspettate, raga, ma qua dovrei un po' pensare. Che dovrei comprare? Una daga? Allora, sì. Allora, questo qua sì, per la salute, ragazzi. Perciò ce la stanno dando, per la salute. E 400 per una spada, dai, va benissimo. Direi che così va Eccomi i bene. vostri amici. Guardie! Aiuto! C'è un ladro in giro! Grazie, molto gentile. Ma se non mi sbaglio... Recati dal medico. Vedete, ragazzi, sta scritto: le armature arrescano, accresce la tua salute al massimo. Ma infatti ci servirà tantissimo, raga. Forse mi Mamma mia, salva anche sto il medico. gioco. Degli acquisti medicinali. Cioè, diciamo shopping stiamo facendo, raga. Fatto. Tornate pure se avete bisogno. Di niente, signor medico della peste, la ringrazio. Quindi ragazzi, ci siamo fatti gli Apri il stivali e anche cancello, ho anche qualcos'altro. delle merci nella forgia di mio Ce padre. l'abbiamo fatta, raga. Ok, non problem. Borsa da medicine ottenute. Daga ottenuta. Vabbè, quella è sempre la lama celata. Ragazzi, dobbiamo fare attenzione con la salute, che la possiamo sempre aumentare o non. Parliamo con Claudia. Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui. Voglio tornare a casa. Lo so. Benissimo, bene, 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 bene. Allora. Vedete, ragazzi, questi coltellini piccoli, se non mi sbaglio, servono per lo stealth. Poi ditemi voi sotto giù nei commenti se è vero o non, però io preferirei di più tenerli sulla sicura. Vedete, ragazzi, ora a breve faremo una cosetta qui e poi ve lo dirò. E questa, ragazzi, è la nostra cassa. E poi vi dico perché. È di zero fiorini. Sì. Ma tra poco la riempiremo, tranquillo. Parliamo con zio Mario. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No, come dicevo, dobbiamo partire. Ezio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire, fa pure. Ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. Ok, la pratica rende perfetti. Infatti sì, questa è la verità. Allora, mo dovremmo fare Sai un maneggiare una duello. spada, certo, ma saper attaccare non è sufficiente in un duello. Devi sopravvivere abbastanza da colpire. Perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Inutile girarti Mercenari. intorno, immagino. Tuo padre era un assassino, Ezio. Bene, Era ho molto di insegnato più. come evitare gli attacchi del nemico. Ora imparerai a sfruttarli a tuo vantaggio. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di Ok, fantasia. vai. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni, vuoi dire? Come fate a sapere? Ok. Hai la lama di tuo padre.
Immagino tu abbia pure la pagina del codice che ti apparteneva. Codice? Ok, sto tenendo premuto. Sì, una guida ai meccanismi interni dell'ordine. Origini, scopi, tecniche. Il nostro credo. Vai! Tuo padre pensava che il codice contenesse un potente segreto in grado di cambiare il mondo. Sempre questo che l'hanno detto. Ah, così si farà. Assassini, templari, pagine del codice. Non è facile da accettare. Ed era questo, ragazzi, una cosa molto importante di Assassin's Creed 2. Era il contrattacco. Sai, di solito le armi servono a duellare. E dai. Apriamo le danze. Oddio, addirittura, vai. Ah, quello è solo per stuzzicare l'avversario, ragazzi, avete capito? Stai facendo buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come. Però, ragazzi, io non stuzzicherò mai l'avversario, ve lo dico. Stai come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto, di stare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice Oddio. Che furono annientati circa 200 anni fa in Francia. Ma non è così. Sono semplicemente nascosti. Vai. Continuando la loro nefanda opera. Vai, vai. Vai, raga, andiamo di cattiveria. Non mi interessa le altre mosse. Quello è solo per il contrattacco. Vai, 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 Ezio, vai. Ben fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio, per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma, nipote... Ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, Ezio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto? Rinnegare la tua eredità? Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché è così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Va bene, ragazzi, è stato interessante questo duello. Io direi un po' di anche. Non lo so, dai, raga, continuiamo. Perché a breve, non lo so, dai. Altri 5 minuti, dai, si può fare, dai. Zio, dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Vieri dei pazzi. C'è qualcosa che sta andando sotto. Ah, raga. E dove si trova? Di contrattacco. E perciò io volevo tanto Assassin's Creed 2. Perché, ragazzi, una cosa che vi ho detto è una cosa che mi interessa tanto. È che in Assassin's Creed 2 dobbiamo molto. Anzi, no, il fatto del contrattacco c'è sempre. Ecco la nostra madre. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so. Ah, dobbiamo collegare delle piume qua. Ok, va bene. Sì. Allora, ragazzi, volevo dirvi che la Villa Auditore noi la possiamo anche abbellire con dei quadri. E noi alcuni quadri li troveremo in quasi in tutta la durata del Let's Play, eh? Quasi tutti. Pratica di combattimento non mi serve. Scusate un attimo. Aspetta.
verso la Toscana. Vabbè, ragazzi, io direi che va bene così, per questa puntata. Voi che dite, eh? Sì, dai, va bene. Vabbè, ragazzi, io il video lo posso pure finire qua. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Qua da Sadit97 è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.